Cari amici di Influencer Forum, buongiorno e benvenuti ad un'altra intervista. Come sempre vi invito a seguirci all'interno dei social e ad iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanellina per ricevere ogni notifica. E oggi abbiamo il grande piacere di avere come ospite un grande imprenditore, perciò diamo un grande benvenuto a Marzio Kloss. Buongiorno Marzio e grazie per essere il nostro ospite. Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi dato questa opportunità di farmi conoscere maggiormente attraverso i vostri social, i canali social. È un piacere, assolutamente. Allora, cominciamo subito allora direi, Marzio, ci parli un po' di lei. Partiamo da quando sono nato nel 1968, mi sono diplomato ragioniere, però esercito assolutamente tutt'altra professione, perché già nel 1988 ho iniziato nel campo della lavanderia, ho seguito le orme, diciamo così, di mia madre e anche di mio padre. Sono entrato nell'ambito della lavanderia, quindi nel fornire impianti di lavanderie sia tradizionali che automatiche dal 1988. Nel 1996 ho creduto molto nella lavanderia automatica self-service e questo è stato uno dei punti chiave della mia professione e della nostra attività, perché dal 1996 abbiamo avuto una crescita costante proprio in ambito di lavanderia. Poi per fornire maggiormente dei servizi alla clientela, oltre logicamente a tutte le detergenza, situazioni chiavi in mano, quindi dagli impianti elettrici e tal quant'altro, abbiamo inserito nel 2014 una macchina sanificatrice all'ozono. Quindi nel 2014 abbiamo iniziato a progettarla più che inserita, e nel 2015 abbiamo inserita nel mercato con enorme successo, perché è una cabina sanificante, molto innovativa nel mercato. Ci sono a ruota, stanno nascendo anche altre aziende, però noi siamo stati pionieri. È una cabina che riesce a sanificare concretamente con delle certificazioni alla mano qualsiasi tipo di capo che abbiamo lavato, o soprattutto quei capi che non si possono lavare. Faccio l'esempio di caschi da moto, le scarpe, giocattoli per bambini, ok? E quindi abbiamo iniziato a lavorare con la lavanderia in questo ambito, con questa macchina, insieme logicamente continuando ad allestire le lavanderie di lavatrici, asciugatrici e quant'altro. E poi siamo arrivati, purtroppo o per fortuna, adesso sarete voi a giudicare, beh, purtroppo sicuramente, perché la pandemia che stiamo attraversando è un problema non serio di più, certo. Quindi un problema da prendere sul serio, come dici, come ho detto. Cosa è successo? Che un paio di mesi fa, preso un po' dallo sconforto, mi sono presentato in azienda la domenica. E mi sono guardato attorno, ho rischiato anche di prendere il verbale perché mi sono mosso di domenica, però vivendo a 10-12 km, ho fatto un po' di stradine di campagna e sono arrivato in azienda. E mi sono messo in azienda e ho cominciato a pensare, più che altro ero preoccupatissimo per tutti i dipendenti che abbiamo e tutto l'indotto che muoviamo, che sono circa una cinquantina di persone, quindi ero preoccupato. E così, un po' dallo sconforto, un po' leggendo la frase di Einstein, che durante i momenti di crisi si tira fuori la percentuale in più, sì. Mi sono messo davanti al computer e ho mandato via praticamente un centinaio di mail ai miei clienti di questa macchina che abbiamo battezzato EcoZono ancora 5 anni fa. È stata una sorpresa allucinante, perché il lunedì dopo ho ricevuto circa un 60-70% di richieste di prezzo, e devo dire che in questi 2 mesi stiamo facendo un lavoro che non avrei mai pensato, perché siamo arrivati in, pensate solo che la cabina EcoZono ne vendevamo circa una quarantina, 40-45 all'anno, mm-hmm. E siamo arrivati a venderne un centinaio in 3 settimane. E adesso abbiamo tantissime richieste che svariano poi a 360 gradi, perché adesso abbiamo tantissime richieste dalle case di alta moda. Abbiamo fornito la Valentino SPA, abbiamo fornito Salvatore Ferragamo, la OBS, e abbiamo tantissime aziende che ci stanno richiedendo la macchina per sanificare gli abiti che poi andranno provati dai clienti, oppure gli abiti che tornano dall'e-commerce e quindi non si sa chi li abbia provati.
Per concludere questa prima domanda, abbiamo inserito anche delle macchine sanificatrici dell'ozono portatili. Ecco, queste invece non le produciamo direttamente, per correttezza parlando, alcune le compriamo, alcune le assembliamo. E praticamente stiamo facendo dei numeri impressionanti anche su questo ambito, perché stiamo fornendo tantissime imprese che a loro volta vendono. Il mercato è molto ricettivo, bisogna offrire un gran servizio che noi stiamo dando, perché abbiamo un chimico che ci segue a 360 gradi, noi e anche i nostri clienti barra distributori, e quindi cerchiamo di dare un servizio a 360 gradi che ci porta ad essere un'azienda di successo nell'ambito della sanificazione. Quindi vedete, non solo a livello nazionale, penso europeo, anche mondiale? Certo che sì, abbiamo proprio oggi siamo in consegna agli Stati Uniti. Avevamo già un cliente, però sono partite delle macchine, un paio di macchine per gli Stati Uniti d'America, quindi abbiamo delle macchine che assolutamente rispecchiano la certificazione certificata al 99%, in taluni casi 99,9%, però la certificazione reale, non è che sono certificazioni fatte in casa, insomma. Quindi stiamo lavorando molto nel territorio nazionale, ma stiamo lavorando altresì tantissimo anche nei paesi dell'est, paesi anche latini, quindi come Spagna, Portogallo, Grecia, Stati Uniti d'America, appunto, e stiamo entrando anche nei paesi anglosassoni, che sono un pochettino più esigenti. Innanzitutto le faccio i complimenti, Marzio, che in un momento di crisi così riuscita a raggiungere determinati risultati anche a livello internazionale, è sicuramente una questione di orgoglio, no? Non ci piove. La ringrazio molto. Ma io sono convinto di una cosa, che questa è una filosofia mia di vita, che si può ottenere tutto, logicamente, nei limiti del possibile, però, o delle proprie capacità, innanzitutto. Si può ottenere tutto con una grande forza di volontà. Io ho un caro amico mio che mi dice sempre, caro Marzio, io me la ricorderò sempre questa frase, me l'ha detta quando avevo 18 anni e mi è rimasta proprio nel cervello, che mi dice: nella vita ci vogliono le tre C, dice lui. La C numero uno, che è la capacità, e quindi capacità di saper cogliere l'attimo e anche di saper gestire certe situazioni. La C numero due, che è molto importante, direi che forse tra le tre è la più importante, perché è quella che manca su tantissime persone, che è la costanza. Quindi avere la perseveranza di continuare a battere anche quando le cose vanno bene. Quindi quando le cose stanno andando bene, normalmente, soprattutto noi latini, ci rilassiamo, andiamo a far festa e si distrugge quello che si è fatto. Quindi essere costanti e vincere, continuare ad aver fame di vincere, è molto importante. Poi la terza C è quella, per non essere volgare, il fondo schiena, insomma. Ci vuole anche della fortuna, quindi ci vuole anche essere nel momento giusto, nel tempo giusto. Se questa pandemia, che è sicuramente una tragedia, non fosse capitata, non saremmo qua a parlare sicuramente io e lei di ozono. Forse parleremo di lavatrici, qualcos'altro. Può essere. Il nostro fatturato non sarebbe aumentato, se parliamo dal punto di vista economico. Se parliamo dal punto di vista umano, non vorrei che il mio fatturato aumentasse, sono sincero, perché tutte le vittime che ci sono state è un patrimonio, soprattutto gli anziani, che non ha valore economico. Se invece devo parlare da imprenditore, siamo qua per quello anche. Devo dire che c'è stata la fortuna di trovarci in questo momento, insomma. Fortuna sempre tra virgolette. Ma piuttosto di nascondersi dietro un dito, è sempre meglio dire le cose. Sì, io dico, in questo momento qua, poi devo pensare, io penso sempre positivo. Noi stiamo facendo delle macchine che possono salvare le vite, no? Che possono ammazzare le persone. Quindi abbiamo messo in produzione delle macchine, stiamo vendendo delle macchine che posso pensare che uno studio dentistico possa avere dei batteri, lei va a farsi la carie e si becca un virus, mentre magari se avesse la nostra macchina potrebbe non succedere. Quindi stiamo facendo del bene. Ecco, e appunto, per arrivare ai livelli di oggi,
diciamo al di là appunto come detto di pandemie e quant'altro, di far conoscere il prodotto Brent Areno al pubblico. E utilizzate ad esempio il mondo social, avete un sito web personale, come vi muovete diciamo online? Questa è un'altra bella domanda, perché anche qua a me mi chiamano un po' il visionario. Io nel 1996 ho fatto il mio primo sito internet e ho iniziato a lavorare sul SEO, si chiama adesso. Mm-hmm. Quindi logicamente non lavoravo su Google, ma lavoravamo, mi ricordo, su Tiscali. Sì. Su Yahoo, poi logicamente Google ha padroneggiato, lavora, penso io, monopolio, però ci sono tante altre situazioni come Instagram adesso, mm-hmm. Facebook, come YouTube stesso. Abbiamo un video su YouTube che ha quasi 300.000 visualizzazioni in ambito di lavanderia. Sì, è un video cartone animato che mi sono inventato io di fare circa 8-9 anni fa. Praticamente sono degli abiti, se andate a vederli, che vanno dentro la lavanderia, si lavano e parlano, interagiscono tra di loro, una coperta che parla con un maglione, e poi si vanno dentro, escono dalla lavatrice tutti belli limpidi, puliti, è simpatico insomma. Quindi noi adesso abbiamo un sito internet, e partendo appunto dal 96, che è, stando molto alle regole, logicamente anche pagando, però ci viene riconosciuta sempre una posizione di privilegio, siamo sempre in prima pagina, molto spesso in prima o seconda posizione in ambito di lavanderia. Adesso in ambito di sanificazione è un po' più dura perché le aziende sono tantissime, però ci stiamo difendendo insomma. Quindi arriviamo allora all'ultima domanda, Marzio. Abbiamo visto che il percorso è stato sicuramente interessantissimo, con tante soddisfazioni, tanti traguardi raggiunti. Perciò, un'azienda che ha raggiunto un tale livello, che piani può avere per il futuro? Stefano, sono tutte belle domande. Allora, essendo una persona molto ambiziosa, io le faccio una, come si dice, velocemente, cerco di essere molto inciso in un minutino. Mm-hmm. Nel 1988, quando io sono entrato, avevo la provincia di Vicenza come vendita, mi aveva dato mio papà. Poi, visto che ero un po' bravino, mi ha dato anche Verona, e allora abitavamo in provincia di Treviso. Io facevo circa 120.000 km all'anno. All'epoca si potevano anche fare, perché il traffico era meno di adesso. Quindi ho fatto Vicenza, poi ho fatto Vicenza e Verona, poi dopo mio papà si è un po', diciamo, fermato e io ho preso il Veneto. Dopodiché ho iniziato a dire, ma lavorando sempre su internet, avevo tantissimi contatti anche fuori Veneto, però io rappresentavo un'azienda che aveva altri rappresentanti in tutta Italia. Quindi ho cercato di fare un agreement con questa azienda e dire, senti, io ho i clienti, li passo, se li facciamo assieme, cerchiamo di seguirli assieme, gli diamo un servizio, E così è stato fatto. Poi nel 95-96 ho iniziato con le prime lavanderie self-service e là ho iniziato a fare il nostro brand, Nordastrus. Quindi prima lavoravo come Clos Marzio, poi nel 94-95-96 come Nordastrus. E abbiamo iniziato a crescere, Ero prima io da solo con mia figlia, poi è entrato mio figlio, poi è entrato un tecnico, poi un secondo tecnico e poi amministrativi, e siamo adesso su una struttura di circa 2500 metri quadrati da sviluppare, anche perché siamo anche un po' stretti, e piano piano abbiamo preso l'Italia, poi abbiamo fatto delle fiere all'estero in Spagna del franchising a Madrid, e abbiamo iniziato con fare, abbiamo fatto circa una quarantina di lavanderie in tutta la Spagna. Abbiamo lavorato molto bene nel Portogallo, abbiamo lavorato molto bene nella Grecia e adesso stiamo lavorando molto bene anche all'estero. Logicamente ci vuole persone capaci. E stiamo crescendo in questo ambito. L'obiettivo è quello, logicamente, di poter continuare e aumentare. Non solo aumentare dal punto di vista della clientela, ma il mio obiettivo in questo momento qua è assolutamente aumentare dal punto di vista gamma di prodotti per la sanificazione, assolutamente, perché per me è il futuro, sia in ambito di sanificazione vera e propria, sia in ambito di sanificazione con le lavatrici. Quindi un abbinamento lavatrice e sanificazione attraverso l'ozono. Quindi questo è l'obiettivo. Nel 2020-2021 lavoreremo molto su questi due obiettivi: sanificazione delle lavanderie con l'ozono e sanificazione per quanto riguarda attrezzature di sanificazione medio-piccole
per lavanderie medio-piccole, per ospedali, per supermarket, per tanti settori, insomma. Questo è l'obiettivo. Sì, per offrire un servizio proprio dal consumatore A al consumatore Z. Sì, sì, è un servizio non solo che già stiamo facendo da parecchi anni questo servizio qua, ma è un servizio di implementazione, quindi non solo dare al cliente una lavanderia che lava e asciuga, mm-hmm. ma una lavanderia che lava, asciuga e sanifica qualsiasi tipo di campo. Questo è molto importante, perché il cliente finale che, faccio l'esempio, io vivo in un paese di 30.000 abitanti che si chiama Montebelluna e ci sono una decina di lavanderie. Ecco, nessuna ha la sanificazione. Io adesso andremo a installarla e sicuramente un cliente che ormai in questo momento qua sa che su quella lavanderia c'è la sanificazione avrà sicuramente un occhio di riguardo e andrà più facilmente all'interno di quella lavanderia per non solo sanificare ma anche lavare. Quindi diventerà tutto un processo di aumento di lavoro non solo per noi, ma l'obiettivo è far prendere soldi ai nostri clienti. Se i nostri clienti si prendono soldi e guadagnano, sono contenti, ci pagano e ce ne fanno fare altri di lavoro. Questo è soddisfare la clientela che guadagni. Io non ho mai pensato, questo è un'altra filosofia mia di vita quando lavoro, ma penso che le persone che mi ascoltano riescano anche a percepire questo. Non ho mai, assolutamente mai pensato quando faccio una trattativa commerciale ai soldi, mai. Ho sempre pensato alla soddisfazione prima di tutto del cliente, poi arriva la nostra di conseguenza e poi a caduta arrivano i soldi, perché se invece si è focalizzati sul denaro, prima di tutto non si realizzano i propri soldi. E soprattutto, ma non si realizzano per un semplice motivo, perché la persona che è di fronte, che ascolta, intuisce. Se io ho una persona che mi vende a me un prodotto, una vettura, e vedo che è focalizzato solo sul proprio profitto, ma non su consigliare me, io cambio fornitore. E la stessa cosa vale per noi, insomma. Marzio, io ho concluso le mie domande e ne approfitto comunque per rinnovare i complimenti. È sempre un piacere chiacchierare con un imprenditore che ha la visione di quello che fa e di quello che vuole fare. Vi ringrazio molto e volevo terminare solo per un'altra qua mi approfitto dei vostri canali, chissà, certo, che tanta gente ci ascolti. Siamo un'azienda che è in espansione, quindi la Brenta Reno SRL, e cerchiamo anche delle figure professionali e professioniste, mm-hmm. in ambito di non solo di lavanderia, a livello uomo, insomma, delle persone che abbiano delle motivazioni non solo nella vendita, ma anche motivazioni dal punto di vista proprio anche tecnico, potrebbe essere come progettistico, che possono sposare il nostro ideale, la nostra idea, insomma, il nostro obiettivo futuro. Allora, speriamo di arrivare a più persone possibile appunto con questo messaggio. Speriamo. Marzio, io la ringrazio. Bene. Ancora, è stato un piacere. Grazie, grazie a voi. Ci diamo la mano virtualmente. Sperando di darcela presto, magari di persona. Va bene, va bene. Speriamo sì, di vederci di persona e poterci stare assieme e vederci concretamente. Esatto, stiamo ottimisti. Ok. Grazie, la ringrazio. Marzio. Alla prossima.